SIGEP 2017 è il momento di un bel connubio, quello tra la Natfood e la Riso Scotti, con i due amministratori delegati che sono qui con noi e che invitiamo a presentarsi. Luciano Lochis, buongiorno. Buongiorno. E Dario Scotti, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. E perché ci troviamo qui? Perché i due amministratori delegati, il vertice di due aziende così importanti e così diverse, se vogliamo, tra loro, sono allo stand della Natfood? Lo chiediamo intanto a Luciano Lochis, che è il CEO, l'amministratore delegato della Natfood. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Direi due aziende diverse, però con una unica caratteristica importante, che è l'evoluzione del prodotto, che è, diciamo, la ragione principale per cui è nato questo connubio. Natfood è una società leader nel proprio canale bar, con oltre 30.000 clienti, che ha come caratteristica il proporre in continuazione nuove attività di sviluppo all'interno del bar, quindi nuovi prodotti, adottando una grande ricerca e sviluppo, un utilizzo di macchinari specializzati e soprattutto un marketing di eccellenza. Diciamo anche che voi avete una rete vendita in tutta Italia estremamente capillare. Quanti agenti? Allora, noi abbiamo circa 300 agenti che operano in tutta Italia e una rete distributiva formata da un magazzino centrale che è a Scandiano di Reggio Emilia e 12 magazzini periferici che ci permettono di seguire il cliente proprio sul luogo nel minimo particolare. Passiamo dall'altra parte al CEO di Riso Scotti, potrei dire, come dice il suo omonimo, dottor Scotti. Benissimo, ma innanzitutto ringrazio quelli che mi ascoltano, ringrazio l'amico Luciano Lochis, perché nel frattempo siamo diventati amici, si è creato un buon rapporto personale tra noi due, è una collaborazione secondo me molto bella, e quelle cose belle normalmente hanno anche dei buoni risultati. Non ci fosse questa simpatia e connessione reciproca molto forte, questa voglia di fare le cose insieme e di divertirsi anche un po' nel fare queste cose, difficilmente verrebbero fuori dei grandi risultati. Ci sono tutti i presupposti perché nasca qualcosa di nuovo, di innovativo, che dia soddisfazione alla mia azienda, all'azienda di Luciano, nella quale Luciano è protagonista, è driver, è comandante del progetto. L'idea è fondamentalmente di Luciano, noi siamo uno strumento di Natfood per raggiungere dei risultati di reciproca soddisfazione. Prima di parlare quindi con il capitano di questa nave, facciamo un focus su quanto fa oggi, e già da qualche anno, Riso Scotti. Riso Scotti ha creato una linea che si chiama Riso Scotti Snack, dedicata al monoporzionato, dedicata al sostenibile, dedicata a tutte quelle persone che desiderano un prodotto alimentare gradevole, di buona qualità e con delle caratteristiche organolettiche di tutto rispetto. Assolutamente sì, noi cerchiamo di fare dei prodotti che siano buoni innanzitutto, di salute e di grande sicurezza. Realizzando queste tre condizioni è facile oggi essere premiati, devi fare le cose molto bene. Avere con noi Natfood, specialista del canale, del settore, vuol dire poter fare qualcosa di buono. Luciano, com'è nata quindi questa collaborazione? Alle vostre spalle il cameraman sta riprendendo quelli che sono i due prodotti di punta di questo connubio. Da una parte c'è la crema fresca, dall'altra c'è il cappuccino con una crema, anche in questo caso montata, che nulla ha da invidiare al tradizionale cappuccino fatto con il latte intero. Vediamo anzitutto, entrando anche un po' più nei tecnicismi, come è nata la vostra collaborazione? La nostra collaborazione, come tutte le grandi occasioni e imprese della vita, è nata inizialmente in modo casuale e si basa su un progetto che è estremamente innovativo, che è quello di utilizzare il latte di riso per ricreare un cappuccino che sia un cappuccino italiano. Quindi prendiamolo, perché nel frattempo, mentre lei parlava, sono stati bravissimi ad andare a prepararlo e poggiarlo qui. Noi nel frattempo chiediamo al cameraman se proprio riusciamo a riprenderlo in primo piano, mentre Luciano continua la spiegazione. Allora, in gergo si dice che una delle caratteristiche del cappuccino italiano è che il latte deve montare, quindi deve fare una parte di schiuma, di panna, che sia molto consistente e che dà quella piacevolezza al palato tipica del cappuccino italiano. La caratteristica di base del latte di riso e quindi del Chiccolat in versione, prima di creare questa versione speciale per il bar, è che le caratteristiche di proteine non danno quella sufficiente carica proteica per creare questo effetto. Quindi assieme ai laboratori di ricerca e sviluppo di Scotti, noi abbiamo messo la nostra esperienza commerciale e le nostre continue prove presso la clientela e siamo riusciti a modificare assieme la formulazione con degli arricchimenti di proteine vegetali che ci hanno permesso di arrivare al risultato finale. Un prodotto eccezionale, perché è un latte di riso vegano e biologico. Quindi oggi abbiamo ottenuto quello che era il nostro primo obiettivo di prodotto, ottenendo un prodotto eccezionale che sono certo avrà un grande successo. Dario Scotti, il prodotto Chiccolat, eccolo qui, facciamolo vedere anche in primissimo piano. È un prodotto che si presta benissimo in questa nuova formulazione per la realizzazione del cappuccino vegano, bio in questo caso, ma può essere utilizzato in mille altri modi. Assolutamente. Aggiungo una cosa, fatto con riso italiano, e questo dà caratterizzazione di luogo d'origine, che secondo me è un valore premiante in Italia, ma premiante eventualmente anche all'estero. È un prodotto questo che non esisteva 10 anni fa, un prodotto assolutamente innovativo che ha fondamentalmente i vantaggi del classico latte vaccino e che riesce a essere in tendenza con una moda che c'è sui lati vegetali, ma sicuramente anche su quella domanda salutistica che oggi c'è sul mercato e che cerchiamo di soddisfare con questo prodotto. Mi rispondo alla sua domanda: con questo prodotto si può fare di tutto, si apre un mondo, è un mondo della salute, è un mondo di bontà dove possiamo fare delle belle cose. E noi avremo modo di parlarne attraverso i nostri strumenti nel corso del 2017, perché questo rappresenta davvero non solo una novità, ma una grande apertura di Riso Scotti in un canale che è preponderante. Vedrà certamente un ottimo 2017, ma questo progetto non si ferma al semplice cappuccino e o alla crema fredda. Noi la porta l'abbiamo già aperta, siccome noi in Natfood non ci accontentiamo mai, siamo sempre curiosi dell'innovazione, quindi abbiamo cercato di fare velocemente anche di portare delle sorprese all'amico Dario, quindi abbiamo già creato un gelato sia nella versione soft che nella versione artigianale, che poi potremo mostrare in un format che abbiamo sempre in una parte di questo stand, tutto a base di latte di riso Scotti vegetale biologico. Quindi sulla base di questo fior di latte si può creare una infinita gamma di gelati oppure di guarnizioni e di presentazione di questo prodotto abbinato a frutta fresca, abbinato a topping. Quindi abbiamo di fronte una strada infinita in quella che è oggi la maggiore esigenza che ha un mercato giovane di mangiare prodotti sani, genuini, garantiti, italiani. Diciamo che abbiamo un connubio completo. Concludo solo dicendo che non ci siamo fermati al gelato, abbiamo già pronto anche uno yogurt a base di latte di riso Scotti. Beh, anche questa è una gran bella novità, ne daremo anche in questo caso notizie attraverso i nostri strumenti tra pochi giorni, perché lei mi diceva che mancano pochi giorni all'uscita di questo prodotto. Luciano, grazie, è stato cortesissimo, molto sintetico, perfetto direi per i tempi televisivi. L'accento bresciano si sente, ma si può comprendere anche a cani cattivi, io lo garantisco. Dario, grazie, salutate entrambi gli amici di VendingTV.it e VendingNews.it. Io ringrazio voi, alla prossima. Grazie a tutti. E voi non andate via, perché tra poco torniamo con altre novità presentate qui al SIGEP 2017.